Buongiorno a tutti, oggi sono da solo, nel senso che gli altri si stanno ancora preparando, visto che è un po' presto, andranno a fare colazione a Ueno e poi mi raggiungeranno ad Asakusa, dove andremo al mercato del pesce, con calma e tranquillità. Io intanto sto andando dagli altri ragazzi, dal Bakasan, che do un regalino per Yuko, e poi li saluto visto che domani partono mattina presto. Sono arrivato a casa dei ragazzi e oltre a me che ho la sorpresa c'è anche Yuko là in fondo. Scusate un momento, ma c'è il Bakasan che sta imburrando il tosto. Non si imburrerà mai, no. Mamma mia, sto provando anche noi. Vai, oddio, Bobo, cosa commenti questa situazione? Vabbè, il loro ultimo giorno qua, ragazzi. Abbiamo recuperato gli altri. Siamo ad Asakusa, adesso prendiamo la linea per Tsukiji. Eccola, Tree Tower è il palazzo dell'Asai. Prima o poi ci andremo a vedere la Tree Tower. Forse. Forse. Signori, una prima rapida vista al Tsukiji Market, che non sarà più in questa zona qui probabilmente da novembre. Ce lo spostano. Come vi sembra adesso? Caldo, pescioso e affollato. Pescioso. Siamo dentro lo Hongwanggi, al mercato del pesce. Fuori è un edificio bruttissimo. È brutto come edificio da fuori. All'interno. Siamo in giro per il mercato del pesce. Queste sono tutte le botteghe che ti fanno da mangiare pesce fresco, uno attaccato all'altro. Gli odori sono buonissimi. Può trovare praticamente di tutto. Altri localini oramai in prossimità del mercato del pesce, un po' di chincaglierie turistiche e tanto cibo con file chilometriche, come potete vedere, per venire a mangiare il pesce di oggi. Qui siamo in un'area oramai ferma perché non ci stanno più lavorando. E qua fanno le banditure del pesce e lo state guardando, gli autoscontri con cui portano il pesce in giro durante le aste. E quella dove stiamo entrando è proprio un'area di banditura con tutti, sì, infatti non si possono far foto, ma adesso sì, perché ormai praticamente non c'è più niente. Quindi vi faccio solo un assaggio del caos che è già alle 11.40 di mattina comunque quest'area. Questo è il tempietto shintoista davanti al mercato del pesce, lì c'è l'entrata e qui ci sono degli altri market che adesso andremo a vedere. Tutti quei palazzoni là, la maggior parte non c'erano una volta perché erano su delle isole artificiali, quindi bello sapere che tutto è artificiale, vero? Rapiti dalla fanta alla mela,
Vediamo Ivan cosa ne dice. Cacchione ne è più che soddisfatto. Sì, è il succo alla mela frizzante. Non è malvagio. Queste macchinette, come dice Daniele, sono il diavolo in terra. Il diavolo tentatore. Perché c'è di tutto. E costa relativamente. Siamo sempre al mercato del pesce, questa volta è zona al dettaglio, dove ci sono tantissimi ristoranti con tante offerte. Metzger. Quello non sembrava male, c'era dell'ostrica, c'era tanta roba. Molto bello e soprattutto gli odori sono fantastici. Ostriche e ricci di mare. Cioè, capisco bene, un'ostrica è 300 yen. Siamo da Sushi Zanmai, se abbiamo già ordinato, è lì che ci sta preparando il nostro salmone proprio qui davanti. Vediamo Bic e la Ceci lì che stanno guardando. Daniele l'ha voluto prendere, anch'io ho dovuto fare e non ne usciremo più con i soldi che spenderemo, però guardate come ce lo prepara abilmente il sushettaro. Stiamo rimirando i piatti di sushi che ci hanno appena portato, eccoli. Signori, lo spettacolo si fa nostro, guardate come ci invidiano. Mi sto spazzolando tutto tenendomi il meglio per la fine. Questo è salmone, purtroppo non è molto grasso quest'anno. Uno spettacolo, ragazzi. Gli ultimi due pezzi rimasti, la ventresca super grassa e quella un po' meno grassa. Vi farò vedere come è buona questa. Si scioglie in bocca. Si scioglie in bocca. Non hai sentito la carne sciogliersi in bocca così? No, questo qua proprio ti si scioglie in bocca, è incredibile. Senti tutto il gusto. Impressionante, buonissimo. Siamo appena usciti da Sushi Zanmai. È stato fenomenale. Io la bava alla bocca e anche da altre parti. No, beh, com'è stato il Sushi Zanmai? Buonissimo. E in più, guardate che sorpreso, il natto, signori. La cosa più puzzona ma più buona che esista in Giappone. Ho fatto una piccola panoramica di quello che si vede da una parte, dall'altra non si vede molto. Siamo scesi dal trenino automatizzato, potete notare il Rainbow Bridge da quella parte su cui siamo appena passati, una finta Statua della Libertà in miniatura, un tempo assolutamente osceno, starà diluviando da qualche parte su Tokyo. È la sede della Fuji TV. Noi fortunatamente per il momento siamo in un punto dove non sta piovendo e abbiamo recuperato Stefano. Grazie. Sono appena caduti due fulmini dietro di noi, più o meno sopra Tokyo, a meno di 2 chilometri, visto il tempo che ci ha messo il suono a raggiungerci. Daniele è già pronto, sta spiovvicinando e ci stiamo avvicinando al Gundam per vedere se riusciamo a fotografarlo. Guarda, la gente è lanciata verso il Gundam.
Mai. Allora, eravamo là a Rainbow Bridge, adesso non si vede praticamente più. Tipo 5 minuti fa. C'è caduto un fulmine vicinissimo praticamente. E tutti i giappi si sono cagati in mano. Dovevate sentire le urla incredibili, veramente. Cioè, come se non avessero mai visto un fulmine, vabbè. Adesso aspettiamo che cali l'acqua e poi andiamo a vedere il Gundam. E poi c'è un test drive della Subaru. Magari fanno guidare il Daniele. Ok, come potete vedere sta diluviando qua a Odaiba. Siamo dietro al Gundam, qualche avventuroso si lancia per la foto dal davanti. Io mi accontento di quella dal dietro, ben sapendo che lui davanti a noi ci difenderà dai cattivoni. Vero Ivan? Sì. Non lo rivedremo mai più, Ivan. Ciao! Non badare i miei vlog, lui li fa ignorare. Potete sentire gli scrosci d'acqua? Siamo in una passerella coperta. Ivan ha appena preso un fulmine riflesso in un vetro, è un fondo schienista e sta diluviando. Proviamo di prendere il treno, dai. Vediamo un po' cosa c'è. Alla fine l'uragano si... Siamo sul Rainbow Bridge di ritorno. Pomeriggio a Odaiba, veramente piovoso. Molto. Abbiamo visto un centro commerciale. Molto. Oltre la scella di Ivan. Quello che sto per inquadrare adesso è il Rainbow Bridge. Da cui siamo appena scesi. Adesso proviamo ad andare al Sony Building, visto che continua a piovere probabilmente per altre due ore, e poi vediamo che cosa fare, probabilmente ostello e vicino all'hotel stasera. Stiamo a Ginza, quello che vedete lì è il Sony Building e siamo alla disperata ricerca di Gyro e del suo sushi. E non lo troviamo. Non lo troveremo secondo me. Io chiederei a qualche stronzo. Trovarlo! Siamo riusciti a trovare Gyro e dopo quella porta adesso vi ci porto, uscita C6 della metro Ginza, giusto per rendervi le cose più facili, visto che è abbastanza difficile da trovare. Si apre questa porta, siamo quasi arrivati, non si possono fare foto o video, questo è Gyro, signori. 300 euro di pranzo e soprattutto 3 mesi di attesa per mangiare 20 pezzi di sushi. Sono davanti al palazzo della Sony e dopo aver visto il pesce in formato sushi da Gyro, poco distante, ecco il pesce vivo dentro a un acquario della Sony. Pronto per diventare sushi. Ma noi ci domandiamo soprattutto perché la Sony ha un acquario davanti. Forse ora fa acquari. Siamo dentro al palazzo della Sony, era un po' diverso 3 anni fa. E finalmente ho capito perché dell'acquario o di un modellino qui o di oggetti sparsi qua, semplicemente per fare il test delle loro macchine e dei loro corpi obiettivi. Con una telecamerina in HD sto riprendendo un 4K, non si vedrà niente. Che non si vedrà assolutamente nulla, però vi posso dire che è uno spettacolo perché ci sono a mezzo metro ed è veramente bello. È più vero del vero. E adesso ce ne andiamo in ostello, poi fuori a cena per l'ultima serata giapponese. Ciao! Siamo qua che stiamo disquisendo tra samurai, musei, geishe, Tokyo, Godzilla, che domani io e Daniele proveremo ad andare a vedere. Non ti fanno entrare? Come non mi fanno entrare? No, ci fanno entrare, dai, paghiamo quei 1800 yen. Però. Però fischia. Perché 18 euro? Mortacci loro. E quindi ci fanno entrare sicuro. Guarda che all'orizzonte non si vede. No, infatti stasera probabilmente non andremo a cena perché sono già più delle 8. Hai perso due elementi. Ho perso due elementi strani. E li avranno arrestati. E fine. Quindi puoi salvare tutto. Voi mangiate la vostra pasta e poi noi... Qualche perdita devi metterla in conto. Ma infatti, non pensavo quelle due, pensavo un'altra, però vabbè. Non puoi salvarli tutti. Non posso salvarli tutti. Siamo finiti da Sayuki a mangiare, questo è il mio piatto.
vediamo gli altri. C'è qualcuno che ha preso il menù bambino. Sano. Sì, vedete, Ivan, solito esaltato, ha preso di tutto. E noi adesso ce la pappiamo e ci rivediamo domani. Ciao.